Una rete di scambio di informazioni moderna e veloce per proteggere i cittadini dei comuni della Val Pescara e dell'area Vestina. Con questo obiettivo è stato siglato stamani in Prefettura Pescara il protocollo per il controllo di vicinato. 15 in totale i comuni coinvolti, tra i quali Montesilvano e Spoltore. Questo è il risultato di un dialogo che è stato avviato con i sindaci dei comuni della provincia, che ringrazio per la collaborazione, nel comune intento di aumentare proprio gli standard di sicurezza attraverso il modello della sicurezza partecipata che coinvolge appunto i cittadini che diventano soggetti informatori di tutte quelle situazioni che riscontrano, diciamo, degne di attenzione sul loro territorio o comunque in prossimità delle zone nelle quali risiedono. Il protocollo, corredato del relativo vademecum operativo, è stato predisposto dalla Prefettura e concordato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con l'assenso del Ministero dell'Interno. Allora, innanzitutto i sindaci dovranno fare un'opera di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza, poi individuare un gruppo di cittadini, quindi scelti da loro, i quali faranno parte di questa rete che farà capo ad una figura di coordinatore, che sarà l'anello di congiunzione fra loro e le forze dell'ordine, quindi attraverso sia il contatto diretto con la stazione dei carabinieri della polizia locale, oppure contatti attraverso il 112, oppure il sistema UPOL, che è quel sistema della polizia che consente in modo anonimo di mandare segnalazioni attraverso il telefonino. L'obiettivo, è stato detto infine, è costituire un importante strumento per valorizzare ulteriormente la sicurezza partecipata dei cittadini in sinergia con le forze dell'ordine e la polizia locale ed accrescere in tal modo la fiducia nelle istituzioni ed il senso di appartenenza alla propria comunità. Ne abbiamo concordato nel Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica una intensificazione dei controlli. Questo sarà possibile anche grazie al Ministero dell'Interno, il quale ha accolto la richiesta che abbiamo fatto in modo condiviso e quindi avremo un rinforzo di 30 unità per quanto riguarda il periodo estivo.